Buongiorno ragazze, sto chiudendo perché fa veramente veramente freddo. Scusate un po' il casino. Sono indietrissimo con le faccende di casa e adesso devo anche mettere sul pranzo. Ho una pila infinita di piatti da lavare perché ieri sera abbiamo cenato tardi, quindi ho detto ok, li lavo domani mattina. Sto cercando... Ah, eccola qua. La pentola per mettere l'acqua perché faccio la pasta al pesto. Allora, vi faccio vedere anche molto velocemente cosa ha comprato stamattina Riccardo al PAM. Allora, ha preso i frullini, questi qui alla panna. Poi ha preso i cereali, questi qua che mangio io per colazione. Sono buonissimi, di Kellogg's. Poi, questa è Nala che si stira. Poi olio per friggere perché l'avevo terminato. Poi fruttine della Nipiol. Noi ci troviamo bene e ho notato che con quella della Plasmon Ale ha un po' di conatino, proprio le dà fastidio un po', è un po' più acida, ho notato. Invece quelle della Nipiol sono più dolciastre e non le fa venire rigurgito, quindi le piacciono un po' di più. Poi a volte le do io la banana schiacciata, però la mela grattugiata fresca a lei non piace, c'è l'unica bambina al mondo, io la adoro, mia mamma quando me la faceva impazzivo, e la mela grattugiata per me è sempre stato un ricordo d'infanzia perché è una cosa che mi piace da impazzire. Invece lei non la mangia, quindi devo per forza prenderle queste per fargliela mangiare. Poi una alla pera, poi una ricotta, poi pane, si è un po' spiaccicato ma vabbè, sì, perché questi qua sono morbidissimi, quindi pane americano sandwich, poi latte Aptamil numero 3 che è dal 12° mese, visto che Ale tra neanche una settimana, tra 5 giorni fa un anno, direi che possiamo tranquillamente iniziare a darle il numero 3, poi ne ho altri 2 da finire, quindi questo lo useremo tra qualche giorno. Ce ne sono 3, ne ho presi 3 perché adesso questi qua, i numeri 3 sono da un litro e quindi facendo il calcolo che noi solitamente prendiamo 5 bottigliette da mezzo litro, insomma ne abbiamo preso anche di più. Latte parzialmente scremato per noi, ne ha prese 3 bottiglie, poi un po' di prosciutto cotto per Bubi e poi ci ha preso il pesto, questo qua senza aglio, wow, il gran pesto, questo qua deve essere buonissimo. Possiamo tranquillamente mangiarcelo tutto noi perché Riccardo odia il pesto, quindi ce l'ha preso proprio da fare oggi che lui non c'è. Quindi contentissima e dopo appunto vado a condire la pasta con questo qui. Stamattina la mattinata è iniziata con un'esplosione in tutti i sensi, nel senso che c'è stata un'esplosione praticamente, non dico di fronte a casa mia, ma quasi. Quindi c'è stato un incendio bello grosso, contate che saranno 2 ore che sono lì a cercare di spegnerlo, quindi è stato abbastanza, insomma, ci siamo visti i fiammoni e il fumo praticamente nel cielo, quindi Riccardo è uscito, mi fa guarda facciati la finestra e mi sono spaventata, vi dico la verità, perché era bello, un incendio così bello prorompente, così vicino, non l'avevo mai visto, insomma, se non quando lavoravo in ambulanza, ma vabbè, quelle sono altre esperienze, ma non così proprio, perché qua comunque ci sono degli alberi, c'è un mini boschetto qua vicino e quindi ha proprio preso fuoco. E tra l'altro oggi piove anche, è brutto tempo, quindi se c'era il sole forse era ancora peggio, quindi insomma, poi si sentivano proprio delle esplosioni e non ho capito se in questo boschetto c'è una casetta probabilmente abbandonata dove si sono stabilizzati degli zingari che probabilmente hanno appiccato per errore ovviamente questo incendio, perché non penso proprio che fosse loro intenzione visto che ci abitano a quanto pare lì, non me ne ero neanche mai accorta, poi ho avuto questa impressione perché ho visto delle persone andare via, quindi con tipo delle valigie, non erano persone, cioè non è una residenza, è una casettina lì abbandonata.
E quindi insomma ci sono rimasta un attimino. Vi faccio vedere com'è la situazione adesso, ma sono ancora lì che cercano di spegnere il tutto. Pazzesco. Ragazzi, eccoci qua. Salto non temporale di più perché praticamente sono le 9:30 di sera, solo che oggi è stato un pomeriggio un po' strano, nel senso che probabilmente non ho digerito il pesto, non lo so, non sono stata bene oggi pomeriggio, quindi mi sono ripresa un po' adesso e ho pensato, per allungare un pochettino il vlog, perché so che così brevi non vi piacciono, poi veramente non privo di contenuto, ho pensato di farvi vedere la borsa del passeggino che mi state chiedendo in tantissimi di far vedere questa borsa, borsa di cui vado super fiera, perché io ovviamente prima avevo la borsa abbinata al trio del passeggino che aveva quando è nata, solo che non servendoci più l'abbiamo venduto, ovviamente la borsa è abbinata, quindi ho dovuto ricomprarla. Ed è bellissimo, uno degli acquisti migliori che potevamo fare, veramente veramente bella. Quindi vi mostro più o meno come l'organizzo, tenete conto che non l'ho assolutamente sistemata, quindi l'ho lasciata esattamente come era l'ultima volta che siamo usciti dal ritorno. Io solitamente la risistemo la sera prima, che so che il giorno dopo esco, quindi non sarà perfetta, però le cose sono belle perché sono così naturali. Quindi bando alle ciance, vi faccio vedere questa santa borsa. Allora ragazze, vabbè, sono sulla scrivania di Federico, presa in prestito un secondo per farvi vedere appunto la borsa. Allora, la borsa in questione è questa qua, la marca è Ruvalino, l'ho presa su Amazon, non è una collaborazione, è un consiglio che vi do. Se siete mamme, se anche voi avete bisogno di una borsa a passeggino, io testimonianza, mi sono trovata molto molto bene e ha dei materiali veramente veramente ottimi. Allora, partiamo dalla tasca frontale, che io solitamente, qua c'è una taschina anche qui piccolina, e solitamente qua ci si può agganciare le chiavi, qualcosa che appunto vi serve sia al sicuro. Io solitamente, visto che porto comunque la mia borsa, questo gancio lo utilizzo per un ciuccio di emergenza che non mi fido a buttare lì così, e quindi agganciato a questo so che non lo perderò, quindi io la uso in questo modo, questa tasca qua, o per le cose proprio piccoline. Poi ha una tasca anche dietro, qui fatta così, dove potete metterci cose tipo documenti. Io spesso qua ci metto l'agenda poi per la pediatra, oppure in questo caso, visto che devo andare da mia mamma, ho messo questo bavaglino grande per la bimba. Quindi qua è, diciamo, una tasca per fogli, documenti, agenda io metto l'agenda quando vado dalla pediatra, quella che mi hanno rilasciato in ospedale alle dimissioni. E poi c'è la tasca, vabbè, qua a lato ci sono anche due tasche aperte così, sia di qua che di qua. E poi dentro, vabbè, io ragazze vi dico già che non l'ho ancora sistemata dall'ultima volta che sono andata da mia mamma, quindi insomma è molto veritiera questa borsa. Allora, vabbè, qui in questa taschina qua tengo sempre tre assorbenti di emergenza per me, perché per non riempirmi la mia borsa, insomma, se ho bisogno, in caso li avessi dimenticati nella mia di borsa, ci sono lì. Poi qua c'è una bavettina molto carina che mi è stata regalata con questa borsa, quindi era proprio all'interno con queste coroncine, molto bella, 100% cotone, è valida, quindi la tengo come una reliquia perché è molto carina, la tengo lì se ne ho bisogno. E poi qua ci sono le salviettine disinfettanti, queste qua sono della Trudy, disinfettanti antibatteriche, non si sa mai, le tengo per quando esco perché in casa non mi servono, e in casa ho altre cose. Poi in quest'altra taschina beni di prima necessità per il discorso cibo, quindi un cucchiaino, una fruttina, dovesse venirle una fame improvvisa la tengo lì, questa qui è la mela in questo caso, e questo che ha la retina a lavare, che è super super utile. Praticamente qua c'è un altro gancetto con una retina
che vi aiuta a intrattenere i vostri bambini. Ci potete mettere uno spicchio d'arancio, un biscotto Plasmon, qualsiasi cosa vogliate, e tramite la retina siete tranquille che non si vanno a strozzare. Quindi, se siete in giro, non si comportano particolarmente bene, fanno un po' di capricci, volete intrattenerli, questo è ottimo. Io mi trovo strabene perché li tiene impegnati, soprattutto i bambini all'età di Alessandra che non hanno grandi esigenze. E appunto li metto dentro una qualsiasi cosa, anche una cosa che solitamente dovrei prestarci particolare attenzione perché può andargli di traverso, è ancora piccola, eccetera. Con quello state tranquille. Poi qua c'è questa sacca qua, che è quella che utilizzo per metterci pannolini e crema. Quindi dentro ci sono i pannolini della Lupilu numero 4 e una crema. E questa busta qua ci tengo particolarmente perché la busta dove c'è stata la prima tutina che ho consegnato alle ostetriche quando stavo andando a partorire, quindi insomma la tengo per i pannolini perché non mi va di lasciarle, insomma è un bel ricordo. Poi qua ci sono le mie salviettine Pampers, sempre per Ale. Qua c'è il suo cappellino perché l'ho messo qui quando sono tornata a casa l'ultima volta. Poi qua c'è sempre uno di questi asciugamanini presi all'IKEA. C'è un pacco da 10 all'IKEA che costa pochissimo, ve lo consiglio, sono piccolini, ideali anche poi se vanno al nido e prima del nido, insomma, sono utilissimi per quando le allattate o per quando gli date il biberon con latte artificiale, insomma, in base a quello che gli date. E poi qua c'è sempre, 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 sempre un cambio, perché si può bagnare, si può fare la cacca, può uscire dal pannolino, può sporcarsi il body, qualsiasi cosa. Per sicurezza sempre un completo, proprio tutto un completo, tranne le calze, perché le calze solitamente non se le sporca mai. Però metto sempre una felpa, infatti qua c'ho una felpa, sotto c'è il body, la maglietta e il pantalone, sempre, quello sempre dietro. E poi la cosa che mi ha colpito anche molto di questa borsa che avevo già visto in anteprima prima di acquistarla è che ha queste due tasche termiche, vedete, imbottite, dove dentro ci mettete il biberon, eventualmente se è già caldo ve lo mantiene caldo il più possibile, insomma comunque o qualcosa di fresco, insomma d'estate, insomma in ogni caso è fantastico. Io qua ci metto solitamente una bottiglia, qua c'è sempre una bottiglia di latte da portare in giro, chiusa, sigillata, da tenere di emergenza, e un biberon già preparato, anche già scaldato, pronto all'uso, già scaldato se è inverno, così lo metto qui e rimane caldo. Quindi insomma questa è la borsa, a me piace tantissimissimissimo e ha ovviamente anche la tracolla che non vi ho fatto vedere, aiuto, la tracolla con anche il salvaspalla perché a volte pesa veramente tanto. Quindi io l'appendo appunto, questo è il passeggino, ve l'ho aperto così vi faccio vedere, comunque questo è il mio passeggino e io solitamente l'appendo qui, vi faccio anche vedere. Ma penso lo sappiate tutti, insomma. Ovviamente le borse per il trio hanno magari un gancio un po' più specifico. Quando poi i bimbi crescono bisogna un po' adattarsi, non c'è più il gancio, quindi vi faccio vedere che io la metto. Spero di riuscirci con una mano. Comunque adesso è un po' più lunga, solitamente l'accorcio. Ecco, l'ho accorciata, comunque io quando esco la tengo così, quindi rimane appesa molto semplicemente. Vabbè, adesso l'ho messa storta, comunque avete capito. Oppure appunto in base a quello che devo fare, se devo andare in macchina o cosa, me la tengo a tracolla, comunque stra stra comoda. Eccoci qua come sempre a chiudere il video, sempre nel mio bagno. Mi sto appunto per struccare, avevo giusto proprio pochissimo trucco, però mi strucco, mi metto la mia crema da notte. Tra l'altro vi volevo dire, perché ve l'avevo promesso, che vi avrei appunto fatto sapere di come mi trovo con questa qui, la Sien Vitality Night Cream con collagene Q10, con calcio, collagene, Q10 e olio di argan. Devo dire che non è affatto male e anche la sensazione appunto sulla pelle non è per niente male, quindi sono contenta dell'acquisto.
e mi sento di consigliarvela, la trovate da Lidl. E finalmente è finita questa giornata. Diciamo che le giornate sono belle piene con tutti e due i bimbi a casa, ragazze. Sono giornate abbastanza impegnative. Stare dietro ai bisogni di tutti e due non è semplice. Poi in questi giorni sono sempre da sola perché Riccardo dorme. Adesso dorme, ma lavora tutto il giorno, quindi sono sempre qui. E quindi niente, tra le faccende, tra il far fare un po' di esercizi a Federico, perché comunque adesso oggi ho finito i compiti di colorare, delle cose che vado a finire, che gli hanno dato le maestre, però insomma fino a lunedì alla fine le scuole non riapriranno. Qui in Piemonte hanno prolungato, invece che riaprire mercoledì, riapriranno lunedì prossimo. Quindi qualcosa mi devo pure inventare, non è che posso farlo annoiare, quindi qualche esercizio me lo inventerò io, qualche calcolo di matematica, insomma, per tenerlo anche allenato, perché poi alla fine uno perde anche, no, tutta la velocità, le cose che gli hanno insegnato le maestre. Quindi gli farò io delle mini verifiche per tenerlo allenato, copiando, guardando un po' quelle che gli fanno le maestre. E niente, quindi fino a lunedì niente scuole. Si godrà anche lui i preparativi del compleanno della bimba. Tra l'altro, in tante mi avete chiesto di fare, nelle idee anche i video che ho chiesto, tra l'altro vi ringrazio per tutte le idee che mi avete dato, anche se la maggior parte è sempre vlog, quindi non penso serva neanche più chiedervelo, so già che voi amate i vlog belli lunghi, quindi cercherò di accontentarvi, poi ogni tanto faccio qualcosa di diverso, magari un mukbang, un video ricetta, però ho capito che quello che piace a voi sono i vlog, quindi insomma cerco sempre di farvi felici, anche se vi dico la verità, in questo periodo, specialmente in questo periodo, siamo spesso a casa. Un po' per il discorso virus, che ok, comunque noi usciamo, basta non andare in luoghi pubblici, però un po' che ha piovuto, un po' il virus, un po' che tanto non c'è la scuola, eccetera, alla fine siamo sempre a casa. Poi, insomma, finché uno non ha commissioni da fare, a parte un po' di spesa, magari ci alterniamo i ricchi, quindi quando arrivo magari porto il cane, cerco di uscire in questi modi qua. Diversamente sono a casa e metto a punto la famosa cremina. Mi piace tanto tanto tanto. E quindi niente, poi appunto domani comunque dovrò uscire perché devo andare a comprare la tinta perché Santa Katia, la mia amica Katia, mi farà la tinta mercoledì mattina e quindi niente, ero indecisa se fare anche le punte, però queste schiariture a me piacciono in vista della primavera così. Di certo non vado a tagliare i capelli, io più che altro spero cresca velocemente questo cavolo di ciuffo perché lo odio. Infatti, boh, domani me lo punto così, non lo so, non lo sopporto, devo mettere una molletta o qualcosa, ma non vedo l'ora che cresca, almeno fino qua che non me lo sento più ciuffo, insomma. E niente, comunque sensazioni crema. Fantastica, super super nutriente. Noto anche i risultati, vi dico la verità, perché mi vedo meno rugosa e qui lo vedo molto più disteso. Non so se voi un po' lo notate, però io da quando la metto, sì, mi vedo sempre la mia solita bella faccia stanca, forse ne ho messa un po' poca. Vedo la mia solita bella faccia stanca, ma perché io, dovete capire. E ditemi se anche voi, altre mamme, fate anche voi così, questo ragionamento scemo che faccio io, che è sbagliatissimo perché poi alla fine sei solo più rimbambita al mattino dopo e più stanca. Però io
Soprattutto adesso che non c'è le scuole, che tutto il giorno sto dietro i bambini, non riesco neanche a guardarmi un video in santa pace. Proprio non riesco a fare nulla per me. Né un film, né un video, né una doccia relax, perché non è che dormono mai tutti e due insieme. Quindi, per carità, Federico è grande. Se voglio farmi una doccia me la faccio, però non mi va di lasciarlo da solo tutto questo tempo. Poi io ho i capelli lunghi, quindi quando devo fare queste cose aspetto Riccardo. E quindi alla fine mi ritrovo la sera che sono così devastata dal discorso bambini che mi prendo un momento per me. Quindi magari mi guardo il Grande Fratello, magari mi guardo, chiacchiero con un'amica. Film è difficile, però programmi sì. Quindi alla fine faccio tardi. Il succo era questo. Che alla fine faccio tardi, un po' perché sti programmi tipo Grande Fratello, Barbara D'Urso. Ieri c'era Barbara D'Urso fino all'1:30. Stasera c'è il Grande Fratello fino all'1:30. Alla fine vado a dormire all'1:30. Ok, che non mi devo alzare alle 7 per portare Fede a scuola, però comunque sono stordita il giorno dopo. E quindi niente, non ho portata di mano l'altro di Bottega Verde che preferisco, quindi metto questo labello semplice. Ho le labbra molto secche in questi giorni. Poi da quando c'è stato il vento qua a Torino mi sono venute così secche, quindi cerco di metterne un bel po' tutte le sere, così che si idratano un pochino. E basta. Quindi niente. Questo è quanto. Comunque la crema a me piace molto, quindi insomma, valutate voi se comprarla, però costa veramente poco, quindi provare non costa nulla, cioè costa 3-4 euro. Niente. Io vi lascio anche perché questo vlog credo duri già abbastanza. Ho chiacchierato tantissimo oggi, sì, lo so, guardo sempre il monitor, perdonatemi. Ma è più forte di me perché guardo se sono a fuoco, se sono in condizioni pessime o meno. Quindi mi viene da guardare il monitor sopra, ma sbaglio, lo so, me lo dite sempre. Quindi guardo lì, guardo qui. E quindi vi dicevo, questo è stato principalmente un vlog molto chiacchiericcio perché vi ripeto, a casa non stiamo facendo niente di speciale, però domani. Farò un vlog anche domani perché devo passare da Tigotà a prendere questa tinta che mi farà Katia mercoledì mattina, mi fa sta gentilezza per il mio compleanno, per il compleanno di Bubi. Poi per carità dovrebbe durarmi fino al 30 aprile, che è il mio compleanno, così da non farne poi due, perché solitamente un 2 mesetti mi dura la tinta, quindi va bene. E niente, vedrò che cosa comprare, andremo insieme, mi porterò i bimbi, tanto non è una zona particolarmente trafficata, quindi non c'è folla da queste parti, quindi sono abbastanza tranquilla. E niente, io che dire, vi mando un bacio, vado a finirmi di rilassare visto che i bimbi dormono e anche il bimbo grande dorme, anche Riccardo sta riposando, adesso lo spedisco a letto perché sennò si sveglia incriccato. Vi mando un altro bacio e a presto, ciao!